Finalmente una bella notizia. Marzo si prospetta un mese alquanto interessante per almeno 4.500 automobilisti italiani che potranno usufruire degli incentivi istituiti dall'ICBI, l'iniziativa carburanti a basso impatto, promossa dal Ministero per l'Ambiente per trasformare i propri autoveicoli a GPL o a metano. Sono oltre 600 i comuni che hanno aderito a questo importante progetto che, sospeso nel 2006 per esaurimento dei fondi necessari, è stato riattivato dallo scorso giovedì 1 marzo 2012, data in cui sul sito del consorzio Ecogas sono state riaperte le prenotazioni per ottenere l'incentivazione. La procedura è semplice, basta prenotare la trasformazione a GPL o a metano presso un'officina aderente all'iniziativa, che a sua volta dovrà verificare sul sito www.ecogas.it la disponibilità dei fondi e quindi ottenere il codice di prenotazione per l'intervento. Il collaudo dovrà avvenire entro 120 giorni, pena l'annullamento della prenotazione stessa. I fondi stanziati finora ammontano a 1.785.000 euro per la trasformazione di autoveicoli e di 300.000 euro per i veicoli commerciali leggeri di peso inferiore a 3,5 tonnellate. Ma le belle notizie non sono ancora finite. Nel corso del 2012 è previsto infatti anche un secondo progetto di incentivazione per veicoli dual fuel, diesel GPL e diesel metano. Tutte le informazioni necessarie, nonché gli elenchi dei comuni e delle officine aderenti all'iniziativa, sono consultabili sui siti del Consorzio Ecogas e dell'ufficio ICBI. Ristilizzata e ancora più accattivante, la City Car francese Peugeot 107 sarà la starlet del prossimo servizio. Più moderna e ancora più cittadina, risponde al desiderio di autonomia, di indipendenza e di libertà che distingue le nuove generazioni. Oggi 107 arricchisce e rinnova la sua gamma con alcune serie speciali e nuovi equipaggiamenti. Vediamoli subito insieme. Lifting, colpi di luce, nuovo look. Peugeot 107 sembra passata da un centro benessere per affrontare il mercato 2012 in piena forma. O meglio, con una forma diversa. Le dimensioni sono le stesse. La nuova 107 non è ingrassata né dimagrita, ma ha un frontale completamente ridisegnato, con un cofano motore più bombato, mentre i gruppi ottici cambiano forma e, insieme alla mascherina a nido d'ape, conferiscono alla City Car francese uno sguardo più malizioso e sicuramente più ammagliante. Peugeot 107 è quindi una vettura che fa di tutto per apparire, come dimostra la scelta delle luci diurne a LED, dei fari fendinebbia con profilo cromato e delle nuove modanature in stile che mettono in risalto una gamma colori sempre più ampia. Non solo ritocchi esterni, però, perché 107 sembra infatti essersi sottoposta anche a un check-up interno. A bordo i tre livelli di allestimento possono essere arricchiti con un impianto audio con CD, connessione Bluetooth, USB ed MP3. Il volante, rivestito in pelle così come il pomello del cambio, dispone oggi di comandi per regolare la radio che facilitano la guida, rendendola meno distratta. A favore di una guida piacevole, interviene anche il motore con un litro di cilindrata da 68 cavalli, disponibile con cambio manuale o robotizzato e in grado di percorrere anche 23 km con un litro di carburante. La nuova Peugeot 107 strizza dunque sempre di più l'occhio a un pubblico femminile, cittadino e attento ai dettagli. Ecco perché all'inizio del mese di marzo è disponibile anche la serie speciale Urban Move, personalizzata con stickers e cuciture che disegnano un ramo di ciliegio in fiore. Inoltre, la Casa del Leone ha sviluppato una serie di accessori che permettono al pubblico di personalizzare al massimo la propria automobile, come i cerchi in lega, i battitacco delle portiere con effetto cromato o ancora il sistema di navigazione a scomparsa. Quanto costano tutte queste delizie francesi? Il listino prezzi della Peugeot 107 parte da 9.750 euro per la versione di ingresso della gamma. È tornato a trovarci Paolo Lanzoni, direttore relazioni esterne Mercedes-Benz Italia. Buonasera Paolo e grazie di averci raggiunto i nostri studi. Buonasera a voi. Un anno decisamente importante, quello che si è appena concluso per Mercedes, mi ha visto assolutamente protagonisti nel nostro mercato.
come definire un successo così importante? Il 2011 è stato l'anno del nostro anniversario, abbiamo compiuto 125 anni, un anno molto importante, ricco di novità, 6 nuovi prodotti, 6 nuove gamme, le ultime, la classe M, la classe B, arrivate sul mercato a novembre e dicembre. Abbiamo venduto 51.000 Mercedes, mantenendo la nostra quota di mercato, e 24.000 Smart, quindi un grande successo. L'Italia si è confermato il quinto mercato al mondo. Ecco, quinto mercato al mondo in un momento storico per chi si occupa di automobili non propriamente semplice. Però un 2012 molto complesso, a partire da un governo che sembra un po' non voler aiutare il mondo dell'auto con un gettito fiscale sempre più elevato. Ecco, Mercedes come risponde a questo difficile momento? Sì, in effetti è da dire che l'auto sta attraversando un momento difficile, sicuramente il più difficile della sua storia. Detto questo, dobbiamo ricordare che l'auto è un motore dell'economia. L'11% del PIL viene generato dall'automobile in Italia, addirittura quasi il 16% delle entrate fiscali è generato dall'automobile nel suo complesso. Quindi è un settore molto importante che dobbiamo guardare con attenzione. Detto questo, nell'ambito del lusso, Mercedes-Benz si è fatta promotrice di un nuovo lusso, un lusso sostenibile. Noi invitiamo a non rinunciare al prestigio della stella, al comfort, alle prestazioni, ma oggi lo possiamo fare come? Aggiungendo un valore, l'ecosostenibilità, molto importante. Nuova generazione di motori, 4 cilindri, 2002 di cilindrata, riusciamo a avere consumi veramente record e, per esempio, parlando dei SUV, che non sono brutti, sporchi e cattivi in Mercedes, sono già Euro 6 e quindi rispondono alle normative che andranno in vigore dal 2014. Bene, ci occupiamo di prodotto. 2012 porta in dote diverse novità per Mercedes-Benz. Partiamo da Classe E, che è stata appena rinnovata nelle sue 4 varianti. Direi un prodotto che per voi è un best seller, è difficile migliorarlo, però come avete operato da questo punto di vista? Sì, Classe E è il cuore di Mercedes-Benz, è la vettura più venduta da sempre nella nostra storia, ben 12 milioni di vetture abbiamo venduto nel mondo, è un grandissimo successo. Oggi si ripropone con una gamma e una variante di carrozzeria per tutti i gusti, quindi berlina, station wagon, coupé e cabrio. In ognuna di queste carrozzerie siamo leader, berlina siamo leader di vendite, station wagon nel volume di carico circa 2.000 litri, la coupé è la vettura più aerodinamica al mondo, la cabrio è la più venduta nel suo segmento e sinceramente è la più bella. Ecco, dal lusso di Classe E, che è proprio disponibile nelle concessionarie già da qualche settimana, parliamo di una vettura dalle dimensioni molto più contenute, mi riferisco a Smart che arriverà a cavallo dell'estate con una grossa novità, ovvero con un motore praticamente elettrico. È da un anno circa che se ne parla e eccoci pronti a raccogliere sul nostro mercato. Sì, finalmente la Smart elettrica arriva in tutte le concessionarie in Italia. Fino ad oggi ne abbiamo consegnate 140 a Roma, Pisa, Milano e recentemente a Bologna nell'ambito di un progetto di Mobility Italy insieme agli amici di Enel. Ne abbiamo distribuite 1.500 in tutta Europa. Da giugno arriverà sul nostro mercato senza limiti, con due proposte, due formule, 15.900 euro più IVA più un canone di 54 euro al mese oppure a 19.900 euro più IVA. Noi pensiamo che Smart elettrica sia la soluzione nella mobilità urbana laddove dobbiamo abbattere le emissioni, quindi il 100% elettrico avrà un ruolo e sarà una risposta molto importante nella mobilità urbana. Poi vediamo il ruolo dell'elettrico ad esempio sulle altre gamme con l'ibrido plug-in. Ecco, vi siete fissati degli obiettivi per quanto riguarda il mercato di riferimento di Smart elettrica? Che quota pensate possa ottenere nel giro di un anno, due anni? Noi pensiamo che se ognuno farà la propria parte, quindi il sistema si adeguerà anche a questa mobilità nelle aree urbane, nel medio periodo potremo arrivare addirittura a un 10% di mobilità elettrica, 100% se parliamo di city car. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un excursus sul vostro segmento di lusso, se così vogliamo definirlo. Mi riferisco a SL, SLS. Tra l'altro SLS è protagonista di un'iniziativa un po' speciale, no? Che avete vissuto nei giorni che hanno caratterizzato Roma da una nevicata che non si vedeva da diverso tempo. Che cosa è successo? Sì, innanzitutto siamo sul mercato da aprile con la nuova SL, che è un mito che si rinnova, un'icona nel mercato automobilistico. Compie fra l'altro quest'anno 60 anni, è la vettura che ha segnato per decenni la dolce vita in tutto il mondo. Ha vinto due volte la 1000 miglia, unica casa Mercedes con l'antenata dell'attuale SL. È una vettura incredibile che ancor più oggi fa fede al
alla propria sigla, quindi SL super leggera e sportiva, quindi la nuova SL è più leggera di 140 kg grazie a una scocca interamente in alluminio, ha molti elementi in magnesio rispetto alla vecchia generazione. Tante le innovazioni, ovviamente il motore di punta è il vuoto benzina che andiamo a ridurre di cilindrata, quindi 4600 di cilindrata anziché il 5500 di un tempo, e addirittura andiamo a incrementare invece la potenza di un 30%, quindi riduciamo la cilindrata, aumentiamo potenza e riduciamo i consumi. E poi, giusto per essere in tema, visto che proprio in questi giorni è aperto il Salone di Ginevra, una grandissima novità sul vostro stand, una premiere mondiale che si chiama Classe A. Sì, con Classe A andiamo a rompere gli schemi nel segmento delle vetture compatte. Lo abbiamo fatto nel 97 con il lancio di Classe A ai tempi, oggi lo andiamo a fare nuovamente. Una vettura completamente nuova, telaio, catena cinematica, motori. Il design è una vettura sportiva per attirare un nuovo cliente al segmento di classe A, un nuovo cliente anche a Mercedes-Benz. Quindi un cliente più giovane, più dinamico, più sportivo. Sì, le donne di classe A, ma strizziamo l'occhio anche agli uomini. Ecco, ancora presto per parlare ovviamente di lancio sul mercato italiano, perché arriverà il prossimo autunno, Bene, con la promessa allora di riaverti qui in studio da noi nel prossimo autunno, ti ringraziamo per essere stato qui con noi e ti auguriamo un buon proseguimento di serata. Chi è stata una delle protagoniste a quattro ruote del 2011? Sicuramente Volkswagen Up. Ma se in questi mesi è riuscita a scalare le classifiche di vendita in Germania, la City Car tedesca però non si arrende ed è intenzionata a conquistare anche gli altri mercati europei. Walter De Silva e Klaus Bischoff, i designers della casa di Wolfsburg, sapevano bene a cosa andavano incontro quando hanno disegnato una quattro posti maliziosa e ammiccante come lei, dando così il via ad un vero e proprio fenomeno di tendenza. Disponibile sin dal lancio, con tre allestimenti differenti e due versioni speciali, Volkswagen ha infatti creato una app per ognuno di noi, oggi proposta anche in configurazione a 5 porte. Nelle sue dimensioni, contenute entro i 3,54 metri, App mostra subito il suo carattere agile e vivace. Dal punto di vista stilistico, certo non si può dire che non sia una di famiglia. Tuttavia, rispetto alle sorelle maggiori, l'espressione frontale si fa più furba, grazie all'ampio sorriso del paraurti. All'interno, i quattro passeggeri possono approfittare del suo carattere ultra-tecnologico. Novità assoluta a bordo di Volkswagen App è il sistema Maps Plus More, con schermo touchscreen portatile che comprende sistema di navigazione, dispositivo Bluetooth e lettore multimediale, cui si aggiunge la possibilità di scaricare app personalizzate. Sotto il cofano, il rullo di tamburi è affidato a un motore benzina 1000 da 75 cavalli, per ora abbinato a un cambio manuale a 5 marce, cui nel mese di giugno 2012 si affiancherà anche la trasmissione automatica. Piccola dal cuore grande, App rimane ridotta anche nei costi. Il listino italiano varia da 10.600 a 12.600 euro, mentre bastano solo 450 euro in più per avere la versione a 5 porte. Tutta l'affidabilità Volkswagen è ovviamente compresa nel prezzo. Si conclude così, cari amici di Safe Drive, anche la puntata 235. Come sempre però ricordate che Safe Drive rimane in vostra compagnia. Non perdete le ultime novità provenienti dall'universo motoristico, costantemente aggiornate sul nostro sito internet www.safe-drive.it. Inoltre ora ci trovate anche sul social network Twitter e su YouTube al canale Safe Drive Channel. E ovviamente per tutti coloro che volessero mettersi in contatto diretto con la nostra redazione è sempre attivo l'indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it. Valeria Bocca vi saluta, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Arrivederci da Bridgestone e da Diavolina.